mafia sono i colletti bianchi, la mafia sono gli investimenti che si fanno nelle attività a cavallo fra legale e illegale, e come appunto le mafie temono tantissimo l'articolo 21 della Costituzione, ma temono l'articolo 21 della Costituzione, perché attenzione, l'articolo 21 della Costituzione non è solamente il, nell'accezione più stretta, il diritto dovere che il giornalista ha di informare, ma io lo dico sempre, è soprattutto il diritto del cittadino a essere informato. L'importanza dell'articolo 21 è esattamente questa. Guardate, non è un caso se in tutto il paese e oltre le minacce giornalistiche, quando dico minacce non parlo solamente di minacce mafiose, ma parlo anche ad esempio delle cosiddette guerre letterarie, si ripetono continuamente e costantemente. Guardate, questo è un paese che ha tantissime giornaliste e tantissimi giornalisti che fanno semplicemente il loro dovere, virgola, raccontare, no? Che non aspettano la Verino e il comunicato stampa, ma che fanno proprio il loro dovere. Ci sono e sono tanti. Il problema è che spesso noi non li consideriamo per quello che sono. Ho imparato a mie spese che non esistono super uomini. Non esistono. Dice che non ha paura di nulla, probabilmente ha più paura degli altri, no? Io sono una persona che ha mille paure, forse anche di più di mille. Il problema vero però non è non avere paura, è non diventare schiavi di quella paura, perché è questo il passo in più. E io non sono né un esempio né un eroe, né un coraggioso, io sono semplicemente un giornalista che ha iniziato a vivere delle cose e le ha scritte. Io ho fatto semplicemente il mio dovere, perché un giornalista che sa un fatto e non lo racconta semplicemente non è un buon giornalista. Ma se un deputato regionale ha gli stessi commercialisti delle società di Matteo Messina Denaro, un giornalista ha il dovere o no di informarvi affinché voi possiate scegliere? Dobbiamo sempre capire cosa siano le mafie. Se pensiamo che le mafie siano quelle che sparano e basta, abbiamo dato tantissimi colpi. Se invece abbiamo il coraggio di dire che oggi le mafie sono molto alte, no? Che oggi le mafie investono a cavallo tra l'economia legale e l'economia illegale, appunto, che oggi le nuove generazioni di mafiosi sono professionisti, sono commercialisti, sono avvocati, sono notari, sono farmacisti, basta vedere ciò che accade in Calabria e in alcune parti della Sicilia. Se pensiamo a questo, abbiamo ancora tanto, tanto, tanto da fare. Abbiamo la punta della raccomandazione. Se noi continuiamo a chiedere la raccomandazione, altro non facciamo che favorire le mafie. Però noi dobbiamo avere il coraggio di interrompere questo andazzo pessimo che abbiamo in questo paese. Noi dobbiamo avere il coraggio di spiegare ai ragazzi che le mafie non danno lavoro e che il lavoro dato dalle mafie è un lavoro che non ti rende libero, anzi ti rende succube e schiavo rispetto al mafioso che deciderà della tua vita e della tua morte. Noi abbiamo la normativa antimafia migliore che possa esistere. Questa normativa però poi va messa alla pratica dei fatti. Noi abbiamo gli strumenti efficaci, dobbiamo soltanto decidere se questo colpo alle mafie lo vogliamo dare in maniera finale o non lo vogliamo dare, e dobbiamo soprattutto decidere se la cultura mafiosa, una volta per tutte,